precedente abbiamo fatto una casetta per uccelli passeriformi. Invece in questo video faremo una girandola della natura. Eh sì, abbiamo pensato di giocare insieme. Avete in presente il gioco nomi, cose, animali, città? Ecco, abbiamo preso spunto da quello e l'abbiamo applicato però ai nomi della natura. E quindi ci è venuta in mente questa girandola della natura. Allora, Janeka, da dove partiamo? Allora, dobbiamo prendere un cartoncino, possibilmente di una scatola da scarpe. Però va bene anche un cartoncino come questo. L'importante è che sia un po' rigido, sì, vero? Allora, dobbiamo tracciare un cerchio. Cerchio più piccolo, che poi ritaglieremo. E poi, invece, dovremo fare un cerchio un po' più grande, che andrà sotto il cerchio piccolo. E adesso tagliamo! Cerchi ritagliati che poi si vanno sovrapposti. E il cerchio più piccolo deve essere tracciato con un colore. Così dopo possiamo decorarli. Adesso dobbiamo fare una freccia abbastanza grande, quindi prima la disegniamo sul cartoncino e poi la ritagliamo. Intanto che io la ritaglio, tu spiega cosa bisogna fare. Allora, sul primo disco, bisogna dividerlo in 8 parti tutte uguali, poi bisogna colorarle con colori diversi e scriverci delle cose. Esci, gli uccelli, le verdure, i non viventi, i mammiferi, la frutta, gli insetti, le piante. Però a fantasia vostra potete decidere appunto voi le categorie con cui poi giocare. Nella parte più esterna invece ci va l'alfabeto. Manca la freccia che metteremo qua davanti e sarà importantissima perché poi indicherà la categoria con cui giocheremo. E si taglia un pezzettino sottile che ci servirà per separare il cerchio più grande da quello più piccolo. Vado avanti io. Lavoro di squadra. Ok, adesso viene il bello. Quindi, con un pezzo di stecchino bisogna attaccarlo al tappo. Quello che avevamo tagliato prima, vero? Sì, infilzarlo al tappo. Poi bisogna mettere la freccia. Ok. Così, così. Poi il pezzo più piccolo. Il separatore, quel pezzetto di tappo, quindi, che avevamo tagliato prima, così, e il pezzo più grande, cioè il cerchio più grande con le lettere. Poi dobbiamo prendere un tappo di sughero intero e bisogna attaccarlo in fondo, che funzionerà da manico. E voilà! Dovete controllare che la freccetta stia ferma e tutto il resto giri. Giochiamo insieme. Allora, io faccio per te. Vediamo cosa esce. Mammiferi. Vediamo un po' cosa esce. La C! Con la C, mammiferi con la C. Castoro. Adesso tocca a te però. Vediamo un po', giriamo. Piante, con che lettera?